Buongiorno, sono qua Manuela Castellini. Eccola. Allora, intanto, vabbè, forse l'avrei già anche risposto, però volevo sapere com'è il vostro sodalizio artistico, come lavorate insieme alla sceneggiatura, come è nato, insomma, come avete, l'hai un po' spiegato, però come lavorate insieme. Poi, dato che c'è un conflitto generazionale, volevo chiedere a te che figlio sei stato e che padre sei. Sulla scrittura penso che sia giusto che risponda Margaret, perché la cosa di cui sono abbastanza molto orgoglioso è che questo film, Enrico forse potrebbe anche essere lui a parlarne in maniera molto precisa e molto approfondita, questo film esiste perché esiste la scrittura. Non è un film comico, ma è una commedia. In quanto commedia è stata innanzitutto scritta grazie alla sapienza della sua capacità di scrittura, ma anche a, come dire, a una bella conoscenza del teatro che noi abbiamo frequentato per molti anni. Quindi dietro questo film c'è una cosa che si chiama drammaturgia, messa, come dire, al servizio di un espediente, di un, come dire, di un fatto, di un colpo di scena che è abbastanza classico perché arriva l'inaspettato. In molte commedie, in molti drammi arriva qualcosa di inaspettato. Ecco, quindi sul piano della scrittura forse Marco potrebbe raccontarci meglio come è nato tutto questo. Sì, è un'idea che abbiamo avuto insieme già diversi anni fa. Poi ho scritto questo lungo trattamento, questo lungo racconto e così ho cominciato a sondare. Io credo che uno scrittore sia innanzitutto, come dire, ha come un occhio dilatato, un orecchio che si estende, cioè ha come dire una sorta di radar e quindi cattura qualcosa del proprio tempo. E io quando scrivo ho sempre un rapporto abbastanza misterioso con quello che faccio, qualunque cosa sia, se è un romanzo, anche in questo caso che comunque nasce comunque da una forma. Ho fatto sempre schede interminabili su ogni personaggio, cioè poi naturalmente tutto è stato raffinato e si è naturalmente, come dire, il cinema funziona a togliere, no? Però poi, come dire, il processo è sempre identico. Comunque, come dire, avanzo come un rabdomante, cioè cercando così veramente in ciò che non conosco, in ciò che da qualche parte cerco. Insomma, la creatività è fatta di questo, è scontrarsi comunque con una ricerca costante e non sai veramente cosa stai cercando, però insomma solo così poi ti arriva qualche cosa come un'onda. E improvvisamente questo copione si è compiuto. L'intento primario era quello di comunque di scrivere una commedia, di scrivere qualcosa che ci divertisse a noi per primi, perché in questo ci credo sempre, cioè scrivo le cose che mi commuovono, scrivo le cose, scrivo un film che avrei voluto andare a vedere, scrivo un libro che avrei voluto leggere, insomma questo almeno, come dire, è il desiderio iniziale. E tra l'altro io faccio un lavoro molto drammatico, cioè scrivo di cose forti, insomma l'ultimo romanzo è, come dire, sono stata per 7 anni, come dire, trascinata in uno scenario di guerra, eccetera. Quindi insomma ho anche una grande voglia di leggerezza. Tra l'altro noi siamo due persone, spesso si dice i comici tornano a casa e sono estremamente tristi, no? Quanti ne abbiamo conosciuti di persone che poi, come dire, sembrano, come dire, nella loro versione pubblica, nella loro, sono anche dei geni, hanno un talento artistico, comico, incredibile, poi magari tornano a casa e nella vita privata sono invece molto silenziosi, pensanti, tristi. Noi siamo esattamente l'opposto, cioè in realtà io mi sono accorta tante volte che la gente aveva un'immagine di me molto di essere molto più mesto e pensante, eccetera. In realtà poi sono, come dire, sono madre di 4 figli e tendo, come dire, a smussare come ogni madre tutti gli angoli un po' troppo duri e comunque c'è, come dire, anche una grande voglia di leggerezza, di tornare a casa, di scherzare, di scendere sulla terra e di divertirsi molto. E quindi il film nasce anche, insomma, da questa, come dire, da questa voglia di divertirsi, insomma, sì, da un cazzeggio che comunque ci accompagna sempre, ecco. Sì, cazzeggio è una parola serissima, nel senso che poi abbiamo cominciato a pensare a questo film raccontando, come dire, cercando di mettere in scena qualcosa che conosciamo, perché in parte siamo anche noi, siete anche voi, no? Io credo che, come dire, questo è un film gagliardo, secondo me, ecco, perché dentro, attraverso il. Dentro nascosto il cavallo di Troia della commedia, se tu infili la mano dentro la pancia di quel cavallo trovi dell'altro, trovi forse una tua amica, un tuo amico, te stesso, la tua amante, tua moglie, tuo marito, i rapporti conflittuali sbagliati o dissennati che hai con tuo figlio o quant'altro, insomma. E quindi a fronte di una generazione di cinquantenni preoccupata soltanto di apparire quarantenni, di quarantenni preoccupati soltanto di apparire trentenni, c'è una generazione di quindicenni, sedicenni, diciassettenni disperati. Preoccupati di sembrare più adulti, di farcela, di staccarsi da questa famiglia, da questi genitori amici.
che si sono fatti chiamare per nome, non papà e non mamma, che si sono, come dire, hanno pensato che il dialogo fosse la soluzione a tutto, quando invece forse come dire, una certa diffidenza piena di rispetto e in qualche misura d'amore verso i propri genitori doveva invece essere la vera soluzione. Ecco, il film ci racconta tutto questo, sono temi serissimi, ma attraverso una pernacchia, in qualche modo, insomma, perché, ripeto, era... Dal cazzo un culo, come diceva. Ecco, no, questa è l'eleganza di Giallini, è sempre, come dire, indicata e appropriata, per cui... Cioè. Il microfono, Marco, così. No, mi deve rispondere sì, anche l'altra domanda, certo. Ma bueno. E Sergio, anche l'altra domanda. Se... Sono stato un padre buono, io sono un pezzo. Quelle cose che dicono di. No, bisogna chiedere a io sì, o i miei padri. Che sei stato e che padre sei? Dunque, in genere, quando fai questa domanda ai genitori, dovreste chiederlo ai miei figli. No, chiedetelo a me, perché io penso di essere, un buon padre. Il ragazzo lì fa così, ma da qualche parte. Io penso di essere un buon padre, nel senso che credo di aver raggiunto, ho sbagliato molto e quindi questo lo fa, insomma, è assolutamente naturale. Credo di aver conservato quel tanto di ottusità, quel tanto di senso dell'autorità e dell'autoritarismo e anche quel senso di forsennato amore nei confronti dei miei figli che mi fanno a volte perdonarli e a volte mi fanno incazzare con loro. I miei genitori non sono stati così, nel senso che la differenza fondamentale fra me e loro è che io non ho avuto genitori così attenti ai miei sogni, io invece sono un padre attento ai sogni dei miei figli, che forse fa la differenza. L'esagerazione di questa attenzione penso che porti a questa amicizia che ha un po' fregato tutti, insomma. Paolo. Sì, buongiorno, sono Paolo Scotti per Avvenire Sam. Paolo. Buongiorno. Se dovessi definire questo film, di primo acchito, dopo averlo visto, lo definirei un film nevrastelico. Credo che sia intenzionale, cioè fin dalle prime immagini si capisce che avete spinto sul pedale del grottesco e in generale della esagerazione, no? Però mi domando se non avete il dubbio di esservi fatti prendere un po' la mano, soprattutto nella descrizione dei cinquantenni, nel senso che da questa manica di pazzi, perché non ce n'è uno sano, non ce n'è uno che si salvi. Allora, io sono uscito un po' avvilito da questa constatazione, nel senso... Buon segno. No, non so se è un buon segno, nel senso, io perlomeno per me, parlo solo per me, non ce n'è uno che si salvi. Allora vorrei capire se voi avete realmente, della nostra generazione, sono anche io un cinquantenne, avete effettivamente questa immagine, che mi sembra sia, perdonami, un pochino di maniera forse diventata ormai, o perlomeno espressa in questo modo uniforme, forse rischia di esserlo. Guarda, non sono assolutamente d'accordo con te. Io parlerei di... mirerei un po' più in alto, e penso a Chekhov, e penso a quanto è nevrastenico Chekhov. Quando Masha, Irina e Olga istericamente urlano a Mosca, a Mosca, ecco. Quindi insomma la nevrastenia è tipica di questa generazione e del mondo in generale. Parlerei di vaudeville, come dire, preso a calci, come dire, calpestato dall'umorismo, dall'intelligenza, ma anche dalla malinconia. Il film è anche pieno di nostalgia, di malinconia, di attimi fermi, per cui il film si ricompone alla fine attraverso due scene che io amo moltissimo, che sono quelle attraverso le quali il figlio è più padre del padre, gli dice, magari se dici di venire a prendere tuo figlio, passaci, vallo a prendere perché lui ci rimane male. Gli dice una cosa molto semplice, quell'altro gli dice una cosa altrettanto meravigliosa, a uno che ha passato l'ultimo weekend a infilarsi le parrucche bionde, cosa che accade, accade abbastanza frequentemente, e gli dice io sono ancora vergine. Ecco, quindi il film ha...